Bella ragazzi e benvenuti in questo mio primo video su Battlefield su PC. E prima che le ire generali dei vari fan di Battlefield si schiantino su di me come una tempesta si schianta ai Caraibi, vi dico che sto giocando su Deathmatch per il semplice motivo che le mappe sono troppo grosse. E se non faccio Deathmatch, che sono più ristrette, appunto, sarebbe, non dico noioso, però, cioè, da giocare no, ma da vedere secondo me sì. Quindi ho deciso di fare Deathmatch, almeno le mappe sono un po' più ristrette, c'è più possibilità di gioco e soprattutto di uccidere qualcuno e di vederli. Anche perché sto giocando in una partita con 70 giocatori. 70, raga. Bella, nemico ucciso, oddio che lag. Comunque, non sto giocando ad Ultra, anche se il mio PC lo reggerebbe tranquillamente, per il semplice motivo che mentre registro magari voglio un po' più di fluidità. E ad ultra magari qualche frame me lo perdo. C'è qualcuno qui. Guarda che pezzo di merda, oh. Comunque, e la domanda però del giorno è che vi vorrei chiedere. Lui scavalca i sessi, i sessi. La domanda che è del giorno, che proprio vi vorrei fare. Oh, pezzo di merda. È quella di, che vi volevo chiedere, che avete già scelto fra COD e Battlefield, soprattutto perché avete scelto l'uno o l'altro. Merda. Mamma mia, raga, sto facendo una strage. Non so come ci si abbassa, raga. Cioè, come ci si sdraia. Capitemi. Non lo so. Non so proprio come ci si. Da dove? Merda, da dietro. Oddio, pensavo che mi avessi tirato un lanciarazzi per la potenza con cui mi ha devastato. Comunque. E stanno tutti dentro quella casetta. Io lo odio sta mappa per qua, la casetta, raga. Tutti là si mettono. Tutti lì. Guarda là che pezzo di merda, oh. No. Comunque, quindi la domanda del giorno, diciamo, è questa. Avete scelto Battlefield o COD? Li prenderete entrambi? Diciamo, dove li giocherete di più? Perché io, per esempio, ho la fortuna, diciamo, di aver conosciuto un sito che si chiama Wok, senza Italy, credo. Ma questo è un bagno senza niente dentro. Si sono scordati di. Chiamate quelli di Real Time, raga. Almeno mettono back casa. Comunque, ho avuto la fortuna di conoscere questo sito che si chiama Wok, che ha dei prezzi abbastanza concorrenziali, oserei dire. Molto concorrenziali. Ma che cazzo? Allora, molto concorrenziali, quindi se volete passateci, vi lascio il link in descrizione. È molto fornito, c'ha dei prezzi abbastanza epici, quindi se volete passarci, passate lì, vi lascio il link in descrizione, comunque oppure ve lo faccio spuntato da qualche parte, a infamata proprio. Mori e non muore. Devo giocare sul veterano, a infamata, tipo vi spunta sullo schermo. Proprio essere pezzi di merda. Da dietro le piante, regà. Che giocatore pro che sta diventando questo Dread. Che giocatore pro. Oh. L'ho ucciso però, eh. Non mi cagate il cazzo. Quanto sta a fa? 6-2. Sì, quindi passate lì. Passate, come ho detto, anche. Oh. Ma che spune? Che spune? Che spune? Fanculo. Passate anche da Alien PC, che è un sito che vende, diciamo, componenti hardware. E per la milionesima volta vi ripeto che io l'ho comprato lì il mio PC, l'ho preso lì. I vari pezzi che ho, ve li scrivo sotto in descrizione. Dato che molta gente me li ha chiesti. Merda. Come mi sono salvato, raga, lo so solo io. Oh, porca puttana, che colpo che mi ha fatto prendere. Oddio mios. Madre de Dios. Mamma mia, sui tetti stiamo. Sui tetti, yo mother father. Quello sta lì dietro. Non so come si lanciano le granate. Ci stanno a sparare, raga. Mi stanno a fare soppressione da un'ora. Non ci sto capendo nulla. In 70 giocatori su Deathmatch, raga. Epico. Devo ancora prendere un po' di manualità, si dice. Con il mouse. Comunque, Battlefield non ci ho giocato molto. Cioè, ci ho giocato, diciamo, non tantissimo. Perché appunto l'ho preso ieri. Poi però non ho potuto giocarci perché stavo con la ragazza a casa, quindi preferito stare con lei che giocare a Battlefield. Ci sto giocando oggi. E per chi me lo chiede, COD lo userò, lo prenderò per PC. Probabilmente sempre da Wok, penso, non lo so, se lo trovo. E poi lo prendo per PS4 e il rotocomando lo inizierò su PS4, dato che me lo chiedete in 8000. Io però devo capire come se funzionano le, come si lanciano le granate, raga. Non lo so. Stanno a ricamperare un'altra volta tutti là. Stai giocando. Quello lì. Oh, oh, oh. Sti cazzi.
Non ci sto a capire niente. Ma proprio niente, eh. Stanno camperando sui tetti. Dobbiamo trovare un modo per stanarli. Comunque, la domanda del giorno è Battlefield Code. Così, rapido, rapido. Tra l'altro, secondo me le guerre sono un po' inutili. Cioè, uno gioca quello che gli pare, cioè. Io veramente faccio ancora fatica a capire perché. Pezzo di merda. Perché la gente si lamenta se uno gioca a Battlefield su PC e dice: non giochi su console, non sei nessuno. Non sei proprio nessuno. Magari quello non c'ha i soldi a spendere per un computer e ce n'ha 300 solo per la console. Che potrebbe anche essere una cosa normale. Da pensare, no? Porca Eva. Quello sta con me. Che è un bagno. È un bagno. È finita la mappa, raga. Non so dove. Oddio, ma qua si è sfondato tutto. Ma perché li uccido sempre insieme? 8-4. Ma perché nessuno che mi rianima? Dove sono i medici? A Firenze, mi direte voi. Bravi, siete 8 a storia. Sì, però non potete campare tutti là, eh. Comunque, l'epicità del Battlefield su PC è questa. A parte la fluidità, io sto a giocare, come ho detto, alto. Come texture. È texture alte. E regge abbastanza bene il computer. A ultra, avevo detto, non l'ho provato mentre registro. Mentre gioco lo regge tranquillo. Posso giocare tranquillamente ad ultra. Senza problemi vari, senza lag troppo estremi. Però comunque preferisco giocarci. Mori. Via, riamo. Oddio, non è morto. Gli è rimasta una caccola di vita quello, raga. Guarda quello là come campera. Morio. Mamma mia, che pro player. Che mi hai tirato? Non lo so, però oddio. Cecchino. Come si lanciano le granate, raga? Mi servono le granate. Le granate. Opzioni. Gameplay, audio, selezione, tasti. Granate. 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 Comune. Granata. A piedi. Mi dirigiamo in alto. Mortacci, tu ho ammazzato. Dov'è la granata? Lancia granata. G. Granata, giustamente. Potevo pure arrivarci da solo. Vabbè. Potevo arrivarci. Oddio, ma è scomodissimo, però. Proviamo. Esatto. Con G. Ma. E comunque, la cosa bella è che pure se giochi su Deathmatch le mappe sono giganti. Pure rispetto a Battlefield 3, eh. Morite, pezzi di merda. Ci stanno arando da lì, raga. Tra l'altro io ovviamente non ho. Sono le mie più. Mamma mais. Mamma mais, signori. Via da qui però. Perché c'ho il tamper? Ma che cazzo? No, frate. Ok, e che cazzo. E diciamo queste sono le mie prime esperienze battlefieldiane, no? Quindi. Questo spunta da sotto, mo. Ho flashato qualcuno, raga. Devo smettere. Oddio, cascano gli. Casca tutto! Stanno smontando la mappa. Per favore. Non smontatemi la mappa. Oddio. Merda. Non so come ci si abbassa. Non so come ci si abbassa. G. 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 Non fa più. Ah, QF si accoltella. Non fa più G. C'è una granata sola, mesa. Dai, raga, apriamo gliel'anno a questi. Non so quanto stiamo, ma apriamo gliel'anno. Fatari Magemi Tights. Vabbè. Comunque, lasciatemi un like. Vediamo se riusciamo ad arrivare a. Agli mortacci. Tu che camperi sui tetti, io. Ho vinto. Il cane. Comunque ne facciamo un'altra adesso. E scrivetemi nei commenti, appunto, se avete scelto Battlefield o Code. Lasciatemi un like, vediamo se riusciamo ad arrivare a. È svenuto il mio personaggio. Se riusciamo ad arrivare a 7000, 8000, 8000, dai, ce la potremmo. Comunque, livello 1. Il primo gioco in cui vedo che si parte da livello 0. Vabbè. E salta sti cazzi, mi frega un cazzo, proprio niente. Comunque, cerco di farmi un personaggio, se ci riesco. No, ho sbagliato, credo. Molto sbagliato, vero? Sbagliato. Battlelog. No, vabbè, comunque ci sentiamo tra poco. Ah, no, eccolo, da qua. Ah, bella. Non è vero, non è da qui. Ma se io salgo sui tetti come Pocahontas e poi mi agghietto. E dai, andiamo a fare un po' di. Oh, raga. Ma che cazzo? Sono diventato un'antenna! Non posso fare nulla! Ma che cazzo? Raga, non mi posso muovere. Sparami, te prego, sparami! A
chi stai sparando? Mi stai a far caca sotto, eh? Troppi cunicoli però. Cunicoli. Vabbè, qualcosa con culi comunque. Ma ci stanno? Sto caca sotto. E non capisco! Sulla mappa li segni e poi non spariscono. Spariscono, ma boom. Voglio distruggere una casa. Oh, a parte che sta via qualcuno a random e mi ha arato col cecchino. E G-Squared. Ogni volta che lanciate una granata su Battlefield, ricordate che dovete curare il G-Squared. Sempre. Altrimenti non è una vera granata. E non è morto. E non è morto. Sto morendo e basta in questa partita. Ero cominciato bene. Sta a fare 6-6. Sta a fare tipo 6-2 di mortacci vostra. Sì, approntacina, raga. Quindi io vi rendo partecipi della mia vita. Avete qualche problema? Sì, del merda. Sì, è divertito. Io posso entrare? Che posso cavare? E posso anche chiudere? Chiudo. Ma no, dentro devi andare però. Che chiudi e vai fuori. E finita la partita. No, vediamo. Non si apre più. Ok. Raga, apri. Che palle. E corcecchino. Puntualmente. Merda, che mira del cazzo. E non possono ararmi con questa semplicità, però. Non possono. Ero quasi primo, non è vero. Capo testa, raga. E una era. Oddio. Basta, finito il video. Ok, raga, il video è finito perché non ce la faccio più a morire perché la gente è immortale e mi ha ammazzato dietro. Comunque, scrivetemi nei commenti se avete scelto Battlefield o COD. E scrivetemelo nei commenti. Ci sentiamo dopo domani, appunto, con un video di Ghost. E probabilmente farò qualche serie su Ghost, non so ancora quale. Mettete un like, arriviamo a 8000. Bella.